quindi come nasce questa passione? Allora, la passione, ti ripeto, è qualcosa che mi è stata insegnata da piccola. Poi le luci è sempre stato il mio pallino. Non riesco ad andare in un ristorante, per esempio, non riesco ad andare due volte se non c'è la luce adatta. Può darmi da mangiare, io sono un cuoco pure, quindi un'altra passione che ora sto facendo anche sviluppare come lavoro, insomma. La passione è nata che facevo il tirocinio in ospedale, sono un biologo, una volta ero laureato in biologia. Ho lavorato in ospedale 11 mesi ma non mi piaceva. Fortuna, avevo tanta fantasia e tanta voglia di... Facevo il tirocinio, un giorno però lavoravo anche con un mio amico, facevo l'idraulico. C'avevo un pezzo di tubo, ma un tubaccio schifoso, tutto un pezzettino di tubo così. Ho preso sto tubo e ho cominciato a piegarlo. La sera a casa, vivevo in un paese molto più piccolo, non più piccolo, però molto meno attrezzato di questa area qua. Poi sto parlando di... Dove vivi? 1980. Provincia di Avellino, vengo da Carife, siamo il paese. E feci la prima lampada praticamente con un tubo, un portalampade, ho conficcato su sto tubo, un pezzo di filo, tutto riciclato. E poi ho continuato, si è sviluppata questa passione fino a fare 10-12 lampade in casa mia, ma c'era una casa di 27 metri quadrati perché era un prefabbricato e si è messo dal terreno. Poi venni in Umbria per varie ragioni, cooperativa agricola, queste cose, insomma, un po'. E una sera dico, riprendo a fare le lampade. E ho ripreso e feci la prima, poi la seconda, poi la terza, poi la quarta. Io con una persona ho fatto 52 lampade, alla fine dice, oh, vai via tu, andiamo a vedere le lampade. E così è iniziato. E la scelta quasi... del rame? Il rame perché è un materiale molto malleabile, lo posso piegare, ci sono vari tipi di rame. Poi è un materiale caldo che si presta un po' a tutto, sia al moderno, poi io faccio cose moderne, ma un po' futuriste, come non mi definisco perché insomma c'è un po' di tutto dentro. E lo posso piegare e poi è veramente caldo, mi piace. Prima lo verniciavo anche, se qualcuno me lo chiede, cioè, forse ce n'è una laggiù, sì. Blu. Ma non mi piace verniciarlo perché il rame è un po' come il legno, continua a vivere, si ossida, lo lucidi e quindi gli dai sempre sta... Poi a me piace quando il rame si ossida perché è più romantico, c'ha più passione, come ti dà un po' più di calore. E da che cosa si riconosce? Io penso dal cuore. Un vero da un falso? Dal cuore, perché quando faccio un lavoro, se non è... non la perfezione, perché a me la perfezione, se ci fai caso, proprio non esiste per me la perfezione. Anzi, più è imperfetto, più è contrastato. Qua c'è acciaio, ottone, rame, c'è un po' di tutto. Mm-hmm. È un po' come la mia mente, che c'è una mente abbastanza contrastata. E la cosa bella è che mi dicono che si vede la differenza, insomma. Non che lo riconosca solo io, quello è normale, perché... spiegazzare il tubo è facile, perché come il buon caffè che diceva una volta alla Lavazza, fare delle curve senza dargli, per esempio io ho questa qua ora, questa è un'ora, l'ho fatta per mia moglie perché lei è di origini ebraiche, vedi, queste tutte queste l'ho fatto in fretta tanti anni fa e non oggi. C'è anche un po' di ragnatele e ora lo devo, ma non per raggiungere la perfezione, perché non mi piace che il tubo non sia bello lavorato bene, senza strozzature, quindi lo rimetterò ora che l'ho visto meglio, perché l'ho messo qua per fare un po' di spazio in casa. E quindi lo spirito è quello, è un biologo, ecoantropologo, quindi spirito ecologico, ho incominciato così, mettevo da parte, non buttavo via. Sono partito a fare delle piccole cose, poi io adesso faccio lampioni per giardino da 250 kg. Insomma. Sculture di luce, ma no, perché io mi sento uno scultore. Perché puoi scolpire la luce sul muro, sulle pareti che stai illuminando, sul pavimento, sul soffitto, a seconda di come vuoi tu. Prima ci accennavi al tuo rapporto con la luce. Il rapporto con la luce è qualcosa che mi porta da quando ero piccolo. Cioè io proprio, se sto in una casa che non è luminosa, sto male, cioè non riesco a vivere. E allora ho sempre cercato anche di comprare, perché quando non facevo luci le compravo. E
di avere sempre la luce anche di sera, però non mi piace la luce accecante, cioè illumini, quella serve quando c'è una festa, quando c'hai un party con tante persone, però quando ho la mia intimità mi piace luce buona, però comunque discreta. La differenza fra me e un artigiano è che lui prende qualcosa, tu gli puoi dare le misure e lui te ne fa anche 150 uguali. Io faccio solo determinate cose, sono due linee che faccio uguali. L'arco, questo qua, perché l'arco è, quando gli etruschi l'hanno fatto, hanno inventato una cosa veramente deliziosa, sia come aspetto che come resistenza, perché l'arco è una delle forme più resistenti, perché non si piega, poi il rame più lo pieghi e più si indurisce quando si raffredda. Ripeto questo, e poi ripeto un'altra cosa, si chiamano le stelle, che ora non ce n'hanno manco una, perché io sono fissato anche per un'altra cosa, la funzionalità, perché io penso sempre che faccio luci e devono illuminare, quindi devono essere funzionali, quindi ho parte questa che è per il mio laboratorio, quindi non è che ho fatto, mi piace anche essere molto spartano per questi sono tutti i pezzi di recupero, ho comprato forse 6-7 tavole per fare tutto il mio laboratorio e sono fissato per questa funzionalità. Quando lascio da parte la funzionalità faccio veramente delle cose bellissime, una luce calda per il cuore, per non per, per studiare, per leggere, per scrivere, per illuminare. Faccio luce che ti dà sensazioni positive.